tanto atteso è arrivato, quello della vittoria. Sì, sicuramente soddisfatti per i tre punti. Eravamo soddisfatti l'anno scorso, rammaricati, però adesso siamo più contenti, perché è normale che oltre al fatto che sono l'ultima gara abbiamo fatto a casa tutti i punti. Questa scatenata potrebbe essere fino alla fine, ma mai mollare. Sì, perché come ho detto ai ragazzi, queste partite le devi chiudere, perché abbiamo avuto anche oggi tante situazioni per fare 3-0. Con 2-0 non puoi mai stare tranquillo, perché l'avversario può creare una situazione di palla inattiva in una circostanza, ti fa gol e i volani della partita cambiano. Dopo ci saremmo complicati una partita dove avevamo fatto benissimo, quindi ho cercato di il campo grande farmi sentire fino dalla vostra parte. Non era semplice, ho dovuto ridare il più possibile per mantenere l'attenzione alta, la concentrazione su tutti i palloni, perché non eravamo riusciti a sentire. Questo è un po' il motivo, insomma, per sentire un po' di più. I risultati aiutano per una squadra che comunque sembra in progressione. I risultati aiutano sempre, comunque, tutte le squadre, perché oltre a darti punti cresce l'autostima, cresce la considerazione di loro stessi, anche se io l'ho sempre alta, l'ho sempre avuta, però è normale che le vittorie del nostro sport. La partita era avvicinata, è successo subito ad andare a giocare a Fano, bene così? Sì, come ho detto a qualche collega, secondo me in questo momento non è giusto dare alla squadra avversaria due giorni più di recupero. Non ho capito, ci saranno delle motivazioni che non voglio analizzare, nel senso che rispetto a me, però giocare con due giorni in più di recupero in questo momento del campionato non è corretto. Poi ripeto, ci saranno state delle motivazioni. Andrete ancora più carichi? Sì, non è un mettere le mani avanti, però è normale, che è una valutazione che ho fatto. Adesso domani mattina facciamo allenamento, vediamo di recuperare qualche acciacco di qualche giocatore, vediamo la situazione, poi metteremo in campo per notte di sera una formazione che in quel momento dà più garanzie su tutti i punti di vista. Si vede comunque anche chi è entrato, sono tutti i ragazzi di Bari, è entrato al secondo tempo. Sì, no, ma ho grande fiducia, e anche in questo momento magari chi sta fuori sono i giocatori che abbiamo scelto, abbiamo voluto, quindi è normale che abbiamo bisogno di tutti, ma non solo per questa gara. L'applauso del pubblico alla fine mi ha fatto piacere dopo una settimana in cui magari ha dovuto blindare anche la squadra da qualche critica in più. No, le critiche fanno parte del nostro lavoro, dobbiamo accettarle con la massima serenità. Il pubblico era stato comunque anche eccezionale sabato scorso, quello di non è perfetto. Oggi siamo sempre sostenuti, dobbiamo essere bravi, perché fa parte del nostro lavoro, sia io che i giocatori, per accettare le critiche che ci possono stare. Quindi, complimenti. Dai, però insomma la voglia, il senso del gol ci sei, passano gli anni, passano i campionati, non ci sei. Vabbè, insomma, bisogna sempre dimostrare, no? Ogni campionato, ogni domenica. Io sono lì e cerco di fare i miei movimenti ho la voglia, l'entusiasmo ancora di quando ero più giovane, e grazie ai miei compagni ogni tanto capita anche di fare qualcosa. Ecco, è stato importante segnare subito. Sì, perché insomma la partita domenica scorsa se l'ha lasciata molto la mare in bocca, perché non eravamo riusciti a sbloccarla e siamo entrati in campo decisi e fortunatamente è arrivato quasi subito il gol, e da lì un attimo siamo anche un po' rasserenati, abbiamo iniziato a giocare un po' più sereno. Tra l'altro ho giocato da titolare dopo comunque alcune settimane tormentate, insomma, perché l'infortunio insomma ti aveva un po' preoccupato. Vabbè, insomma sì, ma ha interrotto la preparazione, poi non passava, quindi sicuramente mi aveva fastidito e mi ha anche un po' condizionato la preparazione estiva. Adesso insomma, speriamo partita dopo partita di recuperare e mettermi al pari con gli altri.
è una squadra che cresce settimana dopo settimana, l'intesa anche di reparto, quindi si vedono alcuni movimenti che si cresce. Sì, beh, penso che sia normale, anche perché si è cambiato comunque abbastanza, si è cambiato anche il mister, quindi insomma le cose difficili che vengono subito, e poi è giusto anche avere ampi margini di miglioramento su cui migliorare. Cambia qualcosa per voi in attacco, il 3-5-2, voglio dire, si va spesso la possibilità di andare al cross in questo modulo, e chiaro, bisogna coprire un po' di più. Ma insomma sì, comunque giocando sempre due punte, certo, ovviamente rimangono gli stessi, sì, altri cambi, essendoci l'esterno alto, probabilmente anche noi dobbiamo fare movimenti un po' diversi, però insomma circa meno male, i movimenti degli attaccanti sono quelli, poi si cerca anche di dare una mano dietro, perché comunque sia la fase difensiva che la fase offensiva sono comunque discorsi di squadra. Un gol per, si chiede sempre, un gol per te stesso, per... No, beh, un gol per i miei compagni, che è sempre, l'ho detto sempre, ma non mi stanco mai di farlo, si premia con un gol il lavoro di una squadra di un'intera settimana, e quindi sono contento di condividerlo con loro. La testa sì, è risposto con bel biglietto da visita. La squadra ha fatto un'ottima partita, come era stata la partita scorsa, solo che siamo riusciti a sbloccarla subito, si è messa su i binari più semplici, quindi siamo riusciti a sfruttare la nostra difficoltà. La partita scorsa siamo stati leggermente sfortunati sotto alcuni aspetti, potevamo non fare tanti gol, invece non ci siamo riusciti, oggi siamo riusciti. Siamo contenti. Metto ha fatto un gran lavoro, però non è mai facile poi finalizzare a fare gol. Metto è un grandissimo giocatore, e quando ha palla fai sempre un movimento, perché sai che da un momento all'altro ti può arrivare. Ha fatto una grandissima giocatore. La soddisfazione della persona c'è, da, insomma, non essere così. No, c'è, ma alla fine non conta poco. Il nostro obiettivo non è oggi, non sarà verso fine maggio, quindi è un tassello che abbiamo messo, non è che ci esaltiamo quando facciamo bene, non ci buttiamo giù. Se non riusciamo a vincere, sappiamo la nostra qualità, alla fine sappiamo quale è il nostro obiettivo. È una squadra comunque che deve andare piano piano, settimana al lavoro, 3-5-2 che da assimilare. Sì, abbiamo lavorato tanto in ritiro, adesso stiamo bene, siamo qua trascorsi in questo, abbiamo dominato le partite, quindi dopo per gol si può non vincere il calcio, questo però credo che siamo sulla strada buona, dobbiamo recuperare ancora una partita e basta, il martedì ce ne abbiamo già un'altra. Tu non hai l'almanacca in testa, l'ultimo tuo gol era quando? L'anno scorso. Quindi questo per chi è? Visto che è stato l'anno scorso l'ultimo, non ce ne saranno altri, ma questo gol è per? Ma adesso che c'è mia figlia mi piace pensare a lei. Ok, prima volta finalmente, no? Era tanto attesa questa vittoria. Beh, questa è una delle partite, diciamo, che in qualche modo tutti si aspettano per la vittoria. Sabato scorso. La differenza, diciamo, è che se fai il gol è probabile che la partita lo vinci. Se fai pochi errori poi anche in difesa, eccetera, e metti l'avversario in soggezione, diventa una partita che può sembrare facile. Però bisogna essere determinati, essere concentrati, perché questa è una partita che in qualche modo deve dare un segnale di quella che è la forza di questa squadra, che devono autoconvincersi che siamo una buona squadra. Una squadra in rampa di lancio, sta crescendo, però si vede che ci sono delle potenzialità. Io credo di sì, io credo che abbiamo le potenzialità che abbiamo visto espresse in campo e abbiamo anche dei giocatori che possono essere delle alternative assolutamente di livello, pertanto io credo che il gruppo, il suo insieme, sia una squadra che può avere un risultato. Dopo una settimana di critiche, qualche mugugno, insomma, andrà letto più tranquillo stasera. Io non li ho sentiti. Si prende solo io non li ho fatti. No, allora qualcuno li ha fatti, stasera avrà applaudito. Ecco, perfetto, allora va bene, mi sa che questa settimana sia meglio della scorsa, va bene. Perfetto.